está tra mirandola Stadium e Vubia Olimpia, valevole come quinta partita del girone di ritorno del campionato nazionale di pallavolo B1 maschile girone A. Olimpia, ricordiamo che la partita Vubia Olimpia con Mirandola terz'ultima in classifica, adesso si prepara la battuta al salto, il capitano dell'Olimpia Gerry Rinaldo solleva la palla altissima e batterà come al solito la schiacciata che prende comunque in difesa, alza per il numero 12, grande muro dell'Olimpia, però non viene fermata in ricezione da Nicola Fada. 17 palle. Va in battuta nuovamente il numero 8 della Mirandola. Ricordiamo che questa partita è valida come quarta giornata di ritorno del campionato B1 girone A e di prima Bortolazzo nuovamente mette la palla a terra e lo stesso va a effettuare la battuta sul 18-17 per la Vubia Olimpia. L'arbitro fischia in questo momento, Bortolazzo non rischia la battuta all'offo, prende il numero 8, in ricezione alta, prende la palla e Bortolazzo non ci arriva per un soffio, nuovamente in parità, 18 pari. Siamo nuovamente collegati col palla Giacomo Cabras di Sant'Antioco, punteggio che vede la formazione del Vubia Olimpia, 21-19, sbaglia Luca Gena, in questo istante la battuta al servizio, punteggio quindi 21 per chi risponde e 20 per chi attacca. La battuta il numero 4 del Mirandola, va direttamente in rete, 22-20. Cambio nelle file dell'Olimpia, entra Gregori, esce Nicola Fada, esce libero, entra Gregori per la battuta. L'arbitro in questo momento fischia nuovamente la prosecuzione dell'incontro, in battuta Gregori, 22 Vubia Olimpia, 20 Mirandola, palla supera rete, errore e sporco sulla ricezione del libero del Mirandola, 23-20, ricordiamo il punteggio. Ricordiamo il primo tempo finito per la Vubia Olimpia, 25-18, quindi è a due punti dalla secondo set, Vubia Olimpia ancora alla battuta. Gregori batte, riceve in difficoltà ancora il numero 4, alza libero, Mura 3 per l'Olimpia, Mura 3 dell'Olimpia con Rinaldo, Bortolazzo e Sassan. Muratti 24-20, primo set point sul secondo set per la Vubia Olimpia, ancora Gregori alla battuta, in difficoltà il Mirandola, 24-20, ancora Gregori in ricezione, nuovamente difficoltà il libero dell'Olimpia, non può schiacciare, prende la palla dopo, la palla era fuori, ce la fa Bortolazzo l'ultimo istante, metterla ancora, Mirandola, viene Muratto, ancora Adolfo, alza Bortolazzo, per Sassà, e chiude il secondo set per la Vubia Olimpia, 25-20 e si porta sul 2-0, a risentirci tra 5 minuti circa. Thank you.
Buonasera, siamo nuovamente collegati col Pala Giacomo Cabra, si è imbattuta Gerry Rinaldo, terzo set 1-0 con Olimpia, ancora Rinaldo riceve il numero 3 del Portolone, prende la palla a Roberti, ma va a finire fuori, 1-1, imbattuta il Milano. Ricordiamo questa partita è molto importante per la VBA Olimpia, perché sarebbero 3 punti d'oro se si vincesse 3-0, 3-1. Imbattuta il numero 8 del Mirandola, battuta al salto, recupera Rinaldo, alza Dolfo per Sassà, viene murata a muro, 2-1 per il Mirandola. Una squadra fatta da giovanissimi, il Mirandola, eccetto il numero 3, il capitano della squadra. In servizio la squadra ospite ancora con il numero 8, che in questo momento sta per battere ancora Nicola Fada, grande alzata di Dolfo. Sassà scarica tutta la sua forza con uno lungo linea, niente da fare per la difesa ospite, con le protagoniste numero 14 che non può far altro che mettere le mani, ma la palla viene inesorabilmente fuori campo. In battuta il numero 15 della VBA Olimpia, Portolazzo batte senza rischiare, in difficoltà viene alzata malissima Rinaldo, Dolfo, ancora Sassà, murato Sassà questa volta, 3-2 in vantaggio per la squadra ospite. Siamo nuovamente collegati col Pala Giacomo Cabra per assistere alla fase finale del terzo set, bomba di Sassà, viene presa ancora il numero 6, a schiaccia Portolazzo, Bagnolesi, scusate, recupera, ma la palla va fuori di poco, 8-6 nel terzo set, esce Bagnolesi, il centrale dell'Olimpia, e rientra il libero Nicola Fada. Alla battuta il numero 11 della squadra ospite, che in questo momento mirando la batte Jenna, grande sollevata, e di prima Portolazzo piano piano ce la fa a mettere a terra questa palla del 9-6. In battuta va nuovamente l'opposto Sassà, Roberti che quasi un ace sporco recupera il buon momento, Fada ancora per Rinaldo, e Rinaldo direttamente, Rinaldo piazza la bomba, nulla da fare per la difesa del Mirandola, 10-6, ancora Sassà alla battuta, Roberti, l'opposto che ha sostituito il vecchio posto della VBA Olimpia, grande bomba, grande battuta al salto, va direttamente in rete per il settimo punto della Mirandola, che in questo momento sta battendo col numero 12 al salto senza forzare, va direttamente fuori, ma la prende Jenna, ancora Sassà, pallonetto recuperato della difesa, ma viene alzata male la palla, ancora Dolfo per Portolazzo, Sassà, ma la palla va direttamente fuori per il punto del 10 VBA Olimpia, 8 Mirandola, parziale 3-2 per Mirandola. Alla ripresa dopo il tramonto, palla direttamente fuori, Gerry Rinaldo battezza la palla direttamente fuori e si appresta lui stesso alla battuta sul punteggio dell'11-8. Si prepara Gerry Rinaldo, il capitano della VBA Olimpia, la solita battuta, 3, 4, 5 palleggi, 2 palle nella mano, solleva la palla altissima e fa invasione, giusta l'interpretazione arbitrale, ha visto, mette il piede male, punto direttamente per la Mirandola, che si appresta alla battuta col numero 8 sul punteggio di 9 per chi batte, 11 per chi riceve, battuta al salto fortissima, prende lo stesso capitano Gerinaldo, Roberti piazza la palla, dormono senza muro, ancora Jenna butta palla muro fuori per il 12-9 per la VBA Olimpia, si appresta alla battuta al numero 15 Portolazzo, battuta sicuramente non al
assalto ma di sicurezza sul punteggio 19. Ricordiamo punteggio 2-0 per la Fabiana Olimpia. Batte, riceve male l'Olimpia, non chiude Bagnolesi, la spinge solo Muro, ma Muro fuori. Grande bomba del numero 9, mano fuori di Bagnolesi, del centrale dell'Olimpia, 12-10. In battuta ancora il numero 3 del Mirandola. Recupera Gena, alza Bagnolesi, fuori tempo. E fischiano giustamente perché fuori tempo, accompagnata dello stesso Bagnolesi che era andato fuori tempo sulla alzata di prima del suo alzatore Dolfo. 12 Fabia Olimpia, 11 Mirandola, ancora battuta Rinaldo, Bagger, prima Bagnolesi, muro del numero 11, palla fuori, punto della Fabia Olimpia, 13-11. Si prepara la battuta lo stesso alzatore Dolfo, numero 6, dovrebbe battere direttamente, fischia adesso, forza la battuta, riceve libero, alzata, viene murata, c'è un buco nella difesa tra il libero dell'Olimpia, Nicola Fadda e Gero Rinaldo, 3 metri troppo distanti l'uno dall'altro, punteggio che vede la Fabia Olimpia sempre in vantaggio di un punto sul 13-12, batte il numero 9 del Mirandola, forza, la palla va direttamente fuori di un soffio, 20 centimetri circa, punteggio di 14-12 per la Fabia Olimpia, quando va lo stesso Gena a battere sul servizio, più 2 Olimpia, forza Gena, palla buttata troppo in alto, comunque ce la fa, Essi quasi è sporco, riceve Nicola, prima e la palla va direttamente fuori, ma viene fischiato un'invasione del giocatore del Mirandola, punteggio 15 Fabia Olimpia, 12 Mirandola. Ancora Luca Gena al servizio, si posiziona, alza la palla, picchiala ancora, ma la palla va direttamente fuori di pochissimo, 15 Fabia Olimpia, 13 Mirandola, al servizio il numero 14 della squadra ospite, forza, ma va direttamente fuori, oltretutto aveva fatto anche invasione al salto, nuovamente fermi per il time out tecnico sul 16-13 per la Fabia Olimpia. Servizio nuovamente il capitano dell'Olimpia, Gerry Rinaldo sul punteggio di 18-16, forza la battuta, la prende bene il numero 12, viene sollevata la palla male in questo momento, il coso solleva la palla, solleva Nicola Fadda e recupera Dolfo, nuovamente schiaccia e muro del numero 15, Bortolazzo per il più 3 Fabia Olimpia, 19-16. Ancora Rinaldo Gerry al servizio sul più 3 della Fabia Olimpia, 19-16, 5 paleggi, 2 paleggi nella mano, palla altissima, 5 metri, bomba sul nastro, cade in campo della Fabia Olimpia per il 17° punto del Mirandola, cambio nelle file del Mirandola, esce il numero 6, entra direttamente in battuta il numero 8, si appresta a battere della sua squadra, fischia in questo momento l'arbitro, palla viene battezzata fuori di un soffio laterale da Luca Gena di 20.
ventesimo punto per la VBA Olimpia. Bortolazzo alla battuta non forza, prende, fa un ace sporco e la VBA Olimpia si porta sul punteggio di 21 a 17, a meno 4 punti, tattico chiamato dall'allenatore del Mirandola per cercare di spronare i suoi ragazzi e cercare di agguantare il divario tecnico, il divario di punti di 21 a 17. Buonasera, siamo nuovamente collegati col Palazzo Giacomo Cablas. Ultimo punto di Luca Cena, ci portiamo sul 22 a 18 al terzo set, ricordiamo 2-0 per la VBA Olimpia. Adolfa la battuta, cerca una palla, ovviamente una doppia dell'alzatore della squadra del Mirandola, 23 a 18 per la VBA Olimpia. Ricordiamo due punti ancora, viene fischiato nuovamente, fallo di posizione in campo, 23 a 19 per la VBA Olimpia. Batte adesso il numero 9, forza la battuta e grande ace, e grande ace sulla sinistra di Jerry Rinaldo, capitano dell'Olimpia, 23 a 20. Se non prende il punto adesso VBA Olimpia, Giuseppe Lai, coach della VBA Olimpia, chiederà subito un minuto. Ancora la battuta, il numero 9 del Mirandola, forza la battuta al salto, grande bomba, cerca Giuseppe Lai, dovrebbe chiedere minuto in questo momento, e infatti così è, chiede minuto giustissimo. Si è trovata la squadra adesso leggermente in difficoltà nel momento della chiusura, 23 VBA Olimpia, 21 Mirandola. Giusta la chiamata del time out di Giuseppe Lai per non dare modo alla Mirandola di cercare di riaprire in tutti i modi questa partita. Adesso le squadre nuovamente in campo, il sestetto della VBA Olimpia con Sassà, con numero 13 Bagnolesi, con numero 8 Nicola Fada, con numero 3 Luca Cena, con numero 4 Jerry Rinaldo e con numero 6 Eugenio Adolfo l'alzatore. Adesso si porta in battuta il numero 9 del Mirandola in questo momento, 23 a 21, importantissima, forzerà la battuta al salto. Jerry Rinaldo, il capitano, chiede la formazione in campo per VBA Olimpia per non ripercorrere lo stesso errore di posizione. Ecco, in questo momento parte al salto e forzerà il numero 9 del Mirandola, forza, ma la palla ancora una volta, ancora un ace alla sinistra di Rinaldo Jerry, 23 a 22. L'Olimpia non si dovrebbe concentrare adesso, nuovamente parte la forzerà ancora, però sicuramente andrà in rete. Invece forza Rinaldo, prende grande alzatura e chiude, Bagnolesi a terra di prima, 24 a 22, primo match point per la squadra della VBA Olimpia. Luca Cena la battuta, forzerà sicuramente per chiudere la partita direttamente 3 a 0. Ecco il pubblico dell'Olimpia Lions che incide la squadra, Luca Cena al servizio, bomba di Luca Cena, recupera il numero 12 in seconda, Luca, palla fuori e l'Olimpia chiude vittoriosa 3 a 0 con il punteggio di 25 a 22 dopo l'estate in vantaggio 24 a 20. Ricordiamo i parziali 25 a 18, 25 a 20 e 25 a 22 per la VBA Olimpia contro il Mirandola, valevole come quinta partita del girone di ritorno della serie B1 girone. We'll be right back.